Buongiorno a tutti, 2 ottobre, vediamo cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto di oggi. Non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Romani 13, 8. Sì, la centralità dell'amore per noi cristiani, per noi credenti, per noi figli di Dio. L'amore è fondamentale, come ci ha indicato Gesù, che è stato l'esempio massimo di amore, anche noi oggi dobbiamo centrare la nostra vita e la nostra attività nell'amore. Quindi ricordiamo questa esortazione continua della parola di Dio ad amare, amare, amare anche chi ti odia, anche chi ti fa del male. Noi dobbiamo amare e rendere sempre il male, il bene anche al male. Amare, amare, amare. I motti di oggi. La croce è il fondamento della nostra giustificazione. La croce è il fondamento della nostra giustificazione. E domani questo motto continuerà. A sorpresa, la croce è il fondamento della nostra giustificazione, perché è nella morte di Gesù, è Gesù che prende su di sé i nostri peccati, che prende in sé i nostri peccati e paga al nostro posto, paga la pena che avremmo dovuto pagare noi. Questo è il fondamento che rende possibile la nostra giustificazione. Se avessimo la parola di Dio nel nostro cuore, Egli potrebbe mettere le parole giuste nella nostra bocca. Sì, quando evangelizziamo, quando parliamo, se noi abbiamo la parola di Dio nel nostro cuore, se abbiamo studiato, letto, studiato a memoria i versetti più importanti, allora sarà facile per noi parlare con le persone, evangelizzare, sarà spontaneo. Quindi abituiamoci a studiare i versetti importanti a memoria. Perché questo ci faciliterà l'opera di evangelizzazione e di testimonianza. Oggi c'è un'immagine, The Shrine of the Book, Museo di Israele, Gerusalemme. Museo di Israele, sì. Qui sono conservati i più importanti rotoli di Qumran, preziose testimonianze dell'attendibilità del testo della Bibbia. Sì, è bellissimo, ci sono stato più volte. Per esempio c'è il rotolo di Isaia, è una copia perché l'originale è nell'altro museo, custodito in casseforti. Questa è una copia, però è esattamente uguale, no? All'originale, fatta perfettamente. E questo è meraviglioso perché questo documento è del secondo secolo avanti Cristo e se voi lo confrontate con il nostro Isaia di oggi, le differenze sono minime, sono veramente piccole, e questo dimostra la validità della Bibbia che stiamo leggendo, veramente. E quindi, se avete occasione di andare a Israele, in Israele andate a vedere a Gerusalemme questo il Museo del Libro, è veramente straordinario. Ricordo un'atmosfera non troppa luce per non rovinare i codici. C'è anche il codice il commento Abacuc. Ci sono diverse, il codice di Aleppo che è importantissimo per gli studiosi del testo originale. Quindi momento importante questo, se vi trovate in Israele, andate a vedere il Museo del Libro.
Oggi parliamo della cucina tradizionale ebraica, la cucina kasher. Sì, è una curiosità perché noi naturalmente non seguiamo più la legge, per noi non è importante, ma è importante come testimonianza per il popolo di Israele. È una curiosità, ancora oggi seguono queste regole naturalmente. Sentite un po' quali dettagli incredibili seguono. Kasher significa puro e il concetto è che gli alimenti devono essere puri in base alle indicazioni dell'Antico Testamento. Esempi: la carne non deve mostrare tracce di sangue, il maiale è vietato e anche tutti i suoi derivati. I pesci sono consentiti solo se hanno pinne e squame. Le uova devono essere rotte, uno alla volta, in un piatto di vetro e esaminate per vedere se contengono tracce di sangue. In tal caso vanno eliminate. Il latte e i latticini sono permessi, ma il latte e la carne non possono essere cucinati nelle stesse pentole, né usando gli stessi utensili, né consumate nello stesso piatto. La carne e i latticini non possono neanche essere messi al forno contemporaneamente e i recipienti che li hanno contenuti non possono essere lavati insieme, neanche in lavastoviglie. Vedete quanti dettagli seguono gli ebrei nella loro cucina tradizionale kasher pura. Soggetti di preghiera di oggi: ogni giorno la popolazione del mondo aumenta di circa 250.000 persone che saranno salvate solo per la fede in Gesù. Come dico sempre, 250.000 persone in più oggi è la differenza tra nati e morti. In realtà oggi nasceranno circa 376.000 persone nel mondo e tutte avranno bisogno di Gesù per la salvezza, quindi c'è tanto da fare, no? Abbiamo un compito molto grande, però è la nostra vita, è il nostro compito fondamentale portare la parola di Dio, la salvezza, il messaggio della salvezza in Gesù intorno a noi. Tutte queste persone che nascono ogni giorno per essere salvate avranno bisogno di Gesù. Non lo dimentichiamo e cominciamo subito a pregare ogni giorno per tutte queste persone che nascono al mondo. La traduzione della Bibbia in italiano dai testi originali, non cattolica, non ecumenica, non liberale. Ci stiamo lavorando e preghiamo per questa nuova traduzione. Poi, per il piano di preghiera degli stati del mondo, il Gibuti e le Filippine. Gibuti e le Filippine. Bene, rileggiamo i motti e il versetto per concludere. La croce è il fondamento della nostra giustificazione, continua domani. Se avessimo la parola di Dio nel nostro cuore, egli potrebbe mettere le parole giuste nella nostra bocca. Versetto di oggi: non abbiate altro debito con alcuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Romani 13:8. Quindi concludiamo con questo messaggio sulla centralità dell'amore. Amate il Signore e amate il vostro prossimo come voi stessi. Ricordate le parole preziose: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, e il tuo prossimo come te stesso. La centralità dell'amore. La nostra vita deve produrre amore, deve portare amore dovunque. La nostra vita deve essere un esempio di amore intorno a noi. Non lo dimentichiamo mai. Grazie e a presto.